Ragazzuoli, video ovviamente non professionale, non so neanche se stiate vedendo bene, non so neanche se stiate sentendo bene, ma non credo abbia importanza, perché sto compilando il kernel CK. Lo sto facendo principalmente per, come vedete, lo sto compilando da AUR, quindi non ho scaricato i sorgenti direttamente, ma l'ha fatto AI per me. Quindi praticamente sto compilando il kernel CK perché, da quanto ho letto, praticamente un kernel che per i computer desktop come il mio, io non ho più un portatile come computer di lavoro, diciamo, ma ho un computer fisso, quindi desktop, è più ottimizzato. Ho fatto una prova installando anche il kernel Zen, quindi Linux Zen. Se volete, magari adesso per un po' li proverò e poi vi porterò un video sulle mie impressioni, perché io non sono in grado di fare video troppo dettagliati, troppo tecnici sul funzionamento del kernel. Purtroppo da quel punto di vista non me ne intendo e quindi per l'appunto non potrei portare un video molto tecnico. Però potrei dire le mie impressioni, ovvero se effettivamente ho riscontrato dei miglioramenti, se effettivamente ho riscontrato delle cose, se effettivamente per l'appunto ho riscontrato delle migliorie o chissà cos'altro. Allora, tra l'altro, vediamo se riesco a farvi vedere la data. Oggi dovrebbe essere il 20, se non ricordo male. Sì, vabbè, non vedete, però forse ok, così vedete. Quindi il 20. Ci tengo a far vedere perché poi non mi dicano no, stai raccontando bugie. Allora, però, a parte gli scherzi, ho voluto provare a compilare un kernel principalmente per due motivi. Sì, ok, il fatto di voler provare appunto questo kernel, diciamo il CK, e non è come ad esempio il Linux Zen, quindi il kernel Zen, che è nei repository ufficiali. Qui è in AUR e quando qualcosa è in AUR va compilato, non ci sono i binari, diciamo i file binari già compilati. E quindi proprio per questo ero curioso di vedere quanto ci mettesse il mio processore, che è un Intel i7-10700K, a compilare per l'appunto un kernel. Mi ricordo che il mio precedente portatile, che aveva una CPU quad-core 4 thread da 1.8 GHz, se non ricordo male, dovrebbe essere, sì, comunque non dovrei sbagliare di molto, ci metteva circa sulle 4 ore con tutti i processori, con tutti i core per l'appunto al 100%. Ora tutti i core al 100%, anche tutti i thread al 100%, la mia è una CPU da 8 core, quindi octa-core penso si dica, e da 16 thread è praticamente tutto al massimo core thread. In effetti ora non so se voi vedete, a parte che tramite la fotocamera e vedete anche il riflesso del monitor, tramite la reflex, stavo dicendo, si vede molta più polvere di quella che effettivamente si vede ad occhio nudo, e i LED insomma fanno un effetto molto più brutto. Comunque, a parte questo, ha appena finito di compilare e credo di poter dire che ci ha messo, tra l'altro sto usando la reflex a mano libera, spero di non dar troppo fastidio, dovrebbe averci messo la diciamo stupidata che ho fatto è stato non aver guardato quando ho iniziato, quindi non lo so, però penso di poter dire che ci ha messo meno di mezz'ora di sicuro. E rispetto alle 4 ore direi che va benissimo. Mettiamo adesso la password, che è abbastanza lunga, ad una mano un po' complicato, infatti ho appena sbagliato, ho premuto un tasto a caso. Tra l'altro dovevo farvi vedere, perché mentre stava compilando, qui praticamente c'era la temperatura della CPU. In teoria io non credo di sbagliare, ma guardo questo dato, quindi package ID, perché questo era troppo basso. E praticamente questo package ID era a 70 gradi, quindi non so se sia effettivamente una misurazione errata o meno, perché sinceramente un processore abbastanza potente, lo vedete anche qui adesso, che usato a potenza massima mi scalda solo per l'appunto, mi va solo a 70 gradi, non so, o il dissipatore è particolarmente funzionale, particolarmente buono, potente, non so, però vabbè, sinceramente mi sembra strano, poi può anche essere. Comunque, qui dovevamo mettere la password, ok, dovrei averla inserita giusta, sì, perfetto, vediamo. Anche qui posso chiudere, no? Sì, ovviamente io clicco cose che voi non vedete perché non inquadro. Allora, qui usciamo così.
Ok, ah, se vi interessa il nome del programmino ESTUI, e almeno su Arch nei repository ufficiali, sulle altre distribuzioni non so. Ok, qui ha finito di installare, posso riavviare, quindi reboot. Ora io ho il group nascost, per abilitarlo, diciamo così, devo tenere premuto Shift. Spero però di farlo nel momento giusto, quindi tengo premuto Shift adesso, vediamo, dai che va, dai che l'ho indovinata, dai che l'ho indovinata. Sì, allora eccolo qui. Quindi Reborn OS, la distribuzione che uso, Advanced Options, in teoria devo andare su Advanced Options, ok. E non c'è un cazzo di kernel, perché porca santarina, non ho fatto update group. Mamma mia, devo riavviare e fare update group. Ok, ho inserito la password, siamo nel sistema, si è aperto Firefox da solo, perché io devo aprire un terminale e dare... Ok, non mette a fuoco comunque. Ho tenuto un po' gli ISO bassi della Reflex, perché così probabilmente registra un po' meglio senza troppo effetto sgranato, ma vedo che lo sta facendo comunque, vabbè, probabilmente a voi non interessa, ok. Allora, sudo grub makeconfig meno o slash boot slash grub, ho dimenticato la R, mi sembrava che c'erano troppe poche lettere, altrimenti grub.cfg. Tra l'altro sto leggendo tramite lo schermetto della Reflex, però vabbè, è la stessa cosa alla fine. Password nuovamente, mamma mia, inserire la password con una mano, veramente, veramente. Ok, allora, vediamo. Allora, ha trovato il Linux Zen, qui, lo vedete, e Linux CK qui, quindi ha trovato tutti i kernel. Posso riavviare il sistema, ancora una volta, tenere premuto group come ho fatto prima l'ho indovinata, per cui non vedo perché non dovrei indovinarlo adesso. E... boom! Ok, allora, opzioni avanzate, abbiamo adesso Reborn OS con Reborn Kernel, eccetera, eccetera, ok? Con Linux CK e con Linux Zen. Proviamo il Linux CK. Ok, perfetto. Beh, in realtà come velocità di boot mi sembra molto simile. E di nuovo Firefox che si apre automaticamente. Chissà perché. Vabbè, comunque lo chiudiamo e va bene. Ora apro un terminale. Uname-r. Ok, non devo, perché se lo avvicino troppo poi mi tocca il microfono. Ok, comunque... 5.13 5.15.3 ck, ok, quindi questo qui è il kernel ck. Ovviamente dovrei provarlo un po', come proverò un po' anche il kernel Zen. Poi qui ho fatto due screenshot delle chiavi gpg che mi ha aggiunto il Linux ck, perché mi ha aggiunto due chiavi, mi sembra, gpg. Una tra l'altro c'era già, me l'ha tolta per rimetterla, però vabbè. E comunque poi vedrò, insomma, se terrò questo kernel ovviamente terrò le chiavi, altrimenti le toglierò. Quindi questo è il quanto. Adesso ripeto, farò un po' di prove, un po' di cazzeggio e vi porterò un video, ripeto, non tecnico magari, perché non sarei in grado di farlo, ma un video magari in cui per l'appunto dico secondo me le mie diciamo impressioni sui vari tipi di kernel. Non mi aspetto che cambi tanto, perché alla fine è un computer che già di per sé è abbastanza performante, cioè senza l'abbastanza, è veramente veloce rispetto ai computer che ho sempre avuto, e un i7-10700K con 32 GB di RAM, per cui vi lascio comunque in descrizione la lista Amazon della mia build, se siete interessati appunto ad avere uno spunto. E niente, quindi abbiamo finito con questo video non professionale, ma va bene così. Noi ci troviamo in un prossimo video, magari leggermente più professionale. Ciao belli!